Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Dark Chaos 92. Mi chiederete, ma chi è questo qua che parla? Sono il videomaker di Dark. Voi lo sapevate che Dark va quasi ogni giorno in live su Twitch? Sapete cos'è Twitch? Twitch è una piattaforma di solo streaming che sta diventando molto popolare in questo periodo. Vi invito ad andare a seguire Dark su Twitch, anche perché fa delle live che fanno veramente ridere. La cosa affascinante è che potete fare pure la sub gratuita e giocare con Dark quando ovviamente lui fa il sub day completamente gratuitamente. Perché? Perché tu hai la possibilità di collegare il tuo account Amazon Prime se ce l'hai. Se non ce l'hai, hai il periodo di prova di 30 giorni, quindi provatelo. Se non ce l'avete, fatelo. Collegate il vostro account all'account di Twitch e potete fare la sub gratuita a Darkino. Niente, io spero di avervi spiegato tutto. Spero che questa intro vi sia piaciuta. Spero che vi piaccia anche il video che niente, buona visione. Poi spapate, fatemelo sapere nei commenti se spapate. Prima di uscire di casa ci spruzziamo un po' di profumello, quello bello. E adesso si può partire. Io e la mamma ci stiamo incamminando in un posto molto bello. Si chiama Dove spendere i soldi. Mamma mia, c'è un vento. Mi sento un bodyguard. Strano, ma c'è vento. Aspetto non entrare. Già sto morendo del caldo. Io soffro molto di caldo. Poi spapate, fatemelo sapere nei commenti se spapate. E adesso ci incamminiamo. Dove dobbiamo andare a Piazza Italia? Eh sì, bella sta musica. Così non faccio soldi col video. E mi amo sta mettendo la musica. Poi come lo monetizzo il video. E non c'è bisogno di niente. E niente, adesso andiamo in un posto molto figo, sperando che non c'è tanta gente, perché me bloccare così quando c'è tanta gente non è che mi piaccia tanto. E niente, c'è da dire che io mi sono svegliato da poco e sono praticamente le 4, quasi le 5. Ieri ci siamo divertiti tantissimo in live su Twitch. C'è stato pure lo stortino, quel pezzo di fango che mi ha fatto uno scherzo. Madonna mia. Magari se sarà già uscito questo scherzo, vi lascerò il link in descrizione così almeno lo potete vedere. Adesso andiamo a Piazza Italia e vediamo quale vestito, quale guardaroba per tutto il mese di agosto potrò prendere, anche perché stavolta non pago io ma paga la mamma. Ecco, e quindi ci vediamo al posto che si chiama Piazza Italia. Arrivati appena adesso Laushan, mia mamma cercava Piazza Italia fuori, non dentro, capito? Grazie signorina, molto molto gentile. Sì, ciao. Niente raga, non mi fa prendere niente. Gli piace questa camicia raga, ma si può? Ma vabbè, questo vedi un bel completo, vedi? Sì, vedere. Maglietta. Staremo tutto il giorno qua a dire LMX. Per forza XXL, sono grosso. Niente raga, adesso cerchiamo un po' quello da prendere e poi magari vi faccio vedere. Ci rendiamo conto? Dentro con l'aria condizionata sento caldo. Fuori con il caldo sono bene, sto bene. Ok, dopo vi faccio vedere le cose che ho comprato. Guarda quanto sudore. Sto sudando tantissimo. Che ridere. Ma ridere. Ma ha finito! Ma non posso ridere, mi è rimasto ma lei! Non sto capendo! Raga, mai più! Ancora che ride! Ma mai più! Io sono sicuro che qua dentro questo centro commerciale, come minimo, un 5-6 kg li ho buttati sicuri! Cioè, se è possibile che io, con tutta l'aria condizionata che c'era là dentro, sembravo, sapete come quando uno si fa una doccia? Sudatissimo! Ancora che ride mia mamma! Esco fuori tranquillo. E poi mia mamma mi dice, perché sei troppo grasso? E quindi, stando in movimento, dato che non ti muovi mai, in automatico sudi. Quando stavo fermo sudavo, quando mi muovevo non sudavo. Cioè, ma vi rendete conto, raga? Ma che brutta. Significa che devi muoverti.
Niente, oggi purtroppo è così. Comunque, non vi ho fatto vedere quelle cose perché ero molto sclerato dal fatto che stavo sudando tantissimo. E quindi ho cercato di prendere qualunque cosa che era della mia taglia per uscire subito. Non ce la facevo più, a costo che non mi piacevano le magliette, me le metto lo stesso. Ma niente, lei continua a ridere, però vabbè. Adesso torneremo a casa e poi vi farò vedere cosa ho comprato. E va bene. Non ce la fa più, non finisce lei. Secondo me lei stanotte quando andrà a letto, il giorno dopo mi guarderà e si metterà ugualmente a ridere. Non la smette, cioè continua lei. Continua. Possiamo andare? Possiamo andare? Andiamo, eh. E niente, ci vediamo direttamente quando siamo arrivati a casa, raga. Niente, non la smette, vabbè, continuerà a ridere per sempre. Cambio di programma. Mia mamma ha visto un negozio qui accanto al centro commerciale e mi ha detto: ma che fai? Comiamo le calzette, qualcosa che ti interessa? E gli ho detto: ora di ridere di nuovo, no? Ecco. E lei ride. Andiamo. Comunque, io entro, non porterò la videocamera perché probabilmente incomincerò a sudare di nuovo, ma dettagli. Poi ci rivediamo di nuovo in macchina e... Chi sto ciolasso? Scusa. Chi sto ciolasso? Scusa. E niente, come potete vedere non sono sudato. No. E lei sempre a ridere. Comunque, qui in questo bellissimo centro commerciale mi sono comprato un paio di pantaloni che sarebbero una sorta di tuta. E niente, poi mi sono comprato i boxer che sarebbero le mutande. E me ne sono comprate 6 paia. Poi di calzette me ne sono comprate 2, 4, quante paia? 6. 9 paia. No. 3, 6, 9. Non me ne fate prendere 9, me ne fate prendere 6 paia. No. Ovviamente appena arrivo a casa vi farò vedere tutto. Adesso dobbiamo andare a comprare le buste, che sono delle buste dove praticamente si infilano gli indumenti. Sottovuoto si chiama. Che si chiamano, sono le buste sottovuoto, che poi con l'aspirapolvere aspiri l'aria. E le buste rimangono tipo tutte quelle belle belle così. E lei ride sempre. E vabbè. Dai, e io sudo. E va bene. Ciao. Niente raga, abbiamo chiamato l'ambulanza perché praticamente diciamo che ci è mancato un pelo, che comunque una macchina mi prendeva sotto. Sono salvo per miracolo. Infatti c'è mia mamma qui, come sempre ride, cioè, ma vi rendete conto raga? Le macchine mi stanno per uccidere e lei cosa fa? Ride. Io devo non piangere. Ma? Niente, comunque abbiamo chiamato l'ambulanza e perché la macchina mi ha preso qua di pochissimi centimetri il piede e quindi mi fa molto male e adesso se n'è andata. Adesso ci vediamo a casa raga e boh, speriamo che il piede mi passi e niente. Allora ragazzuoli, sono ritornato a casa e vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Costume quello bello con i fiorellini. Poi mi sono comprato questo paio di pantaloni molto bello, 3 pantaloncini a pinocchietto. Pinocchietto si dice? Sì. Ok. Molto semplici. Questo qui, che è tipo una sorta di tutina per casa più o meno, molto figa. E anche questo qua, molto bello pure questo, semplice. Ovviamente poi metteremo tutte cose a lavare perché è giusto, non c'è. Adesso vi faccio vedere le magliette. Miami, però non si vede perché è scritto in nero. Molto figa pure questa. Poi abbiamo questa qui, che è molto 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 bella. Ho scritto tag e io nel frattempo sto sudando, come sempre. Ho preso anche questa, che è uguale a questa, a quella di prima, però c'è scritto idol, perché io sono un idolo e quindi ovviamente devo prendere questa. Poi ho preso anche questa qui, perché ride lei. Poi ho preso questa, c'è scritto, vabbè, molto bella pure questa. Ne ho preso un paio, Poi questa qui bianca, molto figa pure questa. Anche questa qua, ho scritto Hawaii, molto bella. E poi ho preso questo qua con la bicicletta. L'ho scelta così a caso per andarmene subito perché stavo prendendo dal caldo. Poi ho preso 6 paia di calzette che mi serviranno per quando andrò dal signor Stortino. E poi ho preso i sacchi sottovuoto per inserire tutto questo qua, tutto questo ben di Dio, nella valigia, quindi speriamo che saranno buoni. Ed infine ho preso le mutande, quelle belle. Questa qui, questa qui, quella però questa è nera, quella è grigia. Questa qui che mi è piaciuta tanto, verde, molto bella. Poi ho preso quella la Krause, non c'è scritto Calvin Klein, ma c'è scritto Galen Klein. Però vabbè, dettagli. E poi anche questa qua nera. E niente ragazzuoli, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella. E per poco non stavo morendo da una macchina. Va bene, bella.